festività di San Marciano quest'anno assume un aspetto particolare. La pandemia ci ha costretto a rivedere un po' alcune impostazioni che segnavano anche un percorso di tradizione popolare. Ma questo non significa che la devozione al Santo Patrono sia venuta meno, anzi è l'occasione per migliorare il nostro rapporto con i santi, con la devozione, con la tradizione popolare, per cercare di qualificarli meglio. Ecco perché vogliamo chiedere questa sera in modo particolare al Santo Patrono che continui a proteggere questa nostra comunità di Frigento e attraverso la sua testimonianza di padre, di pastore e di vescovo sia un segno tangibile per la nostra comunità per testimoniare bene il Vangelo. Anche quest'anno siamo qui a festeggiare il nostro santo patrono San Marciano, purtroppo in tono ridotto a causa di questa pandemia che ha colpito praticamente tutto il mondo e ci impedisce di omaggiarlo come il nostro santo patrono merita. Però la vicinanza del popolo frigentino al Santo Patrono è sempre forte e quindi oggi siamo tutti qui perché a San Marciano ci siamo anche rivolti in questo periodo di pandemia per chiedere la protezione per il nostro paese e quindi è l'occasione anche per ringraziarlo per tutto quello che fa, per la protezione che dà al nostro comune. Per tanti motivi quest'anno la festa del nostro Santo Patrono ha avuto un leggero spostamento. Il primo, che ieri era la solennità del Corpus Domini, quindi aveva la precedenza su tutte le altre festività. Quindi era già programmato che per questa sera, per questa giornata, avremmo festeggiato in maniera solenne la festività del nostro Santo Patrono. Il secondo motivo, che forse non dico che è più grave, ma che ci ha costretto maggiormente a ridimensionare il nostro modo di vivere, è che la pandemia ci ha costretti a modificare tante cose, compresa le processioni che sono state sospese per questo grave motivo. Viviamo ancora in una situazione di emergenza. Vi ho sempre detto in questo periodo che se la paura ha segnato questo percorso di questi mesi, dobbiamo far sì che l'ansia che ci proietta a vivere un futuro e un presente non deve diventare peggio della paura che abbiamo vissuto. E allora, per far sì che questa dimensione non diventi pesante per la nostra vita e per il nostro modo di relazionarci, volevo consegnare a voi un messaggio che ci viene dalla parola di Dio di questa festività di San Marciano. Abbiamo sentito nella prima lettura alcuni verbi che devono aiutare la nostra riflessione. Forse sono verbi che ci aiuteranno e che devono aiutarci a capire il momento che stiamo vivendo. Ascoltate, o figli, di istruzione di un padre. In questo periodo abbiamo sentito tante cose. Non abbiamo ascoltato molto. Abbiamo sentito tante cose, tante notizie. Abbiamo sentito situazioni, avvertito situazioni che ci hanno ferito il cuore. E allora, più che sentire, siamo stati costretti, più che ascoltare, siamo stati costretti a sentire. Perché che differenza ci può essere tra ascoltare e sentire? C'è molta differenza. Perché il sentire richiama le voci, le chiacchiere, l'ascolto invece parte dal cuore. Ecco che allora vorrei che questi mesi li riascoltassimo con il cuore. Non per rileggere un passato,
ma per cercare di capire e di entrare in qualcosa che, anche se è stato ed è più grande di noi, deve aiutarci a riflettere. A riflettere per rivedere e migliorare la nostra vita. Dicevo poco fa, l'ansia non deve diventare peggio della paura. Ecco perché abbiamo bisogno di riascoltare, cioè di rileggere quello che è accaduto. E se noi riascoltiamo con il cuore, riusciremo a fare attenzione per cercare di conoscere la verità. San Marciano ci dice questo oggi: riascoltare per fare attenzione e per cercare di conoscere la verità. Abbiamo avuto tanto tempo a disposizione in questi mesi, tanto tempo non solamente per piangerci addosso o per piangere su tante situazioni di sofferenza che abbiamo vissuto e che abbiamo fatto e che abbiamo visto. Riascoltare per rileggere il nostro cuore e fare attenzione per rivedere la nostra vita. Ascoltate, o figli, l'istruzione di un padre e fate attenzione. Questo ci dice San Marciano. E questo ci aiuterà nella nostra piccolezza a riscoprire il senso della comunità. Per grazia di Dio e per intercessione di San Rocco, di San Marciano, della Madonna Addolorata, la nostra comunità è stata custodita. Non perché dobbiamo essere privilegiati rispetto ad altri. Non perché chi ha avuto e vissuto il virus e la pandemia in maniera molto pesante sia stato punito dal Signore, non pensiamo una cosa del genere, ma questa situazione, questo dato di fatto deve aiutarci a riflettere in maniera profonda per riascoltare con il cuore quello che il Signore agisce e continuamente fa nella nostra esperienza umana. È bella allora stasera, come dicevo già ieri, dire grazie. Spesso ci dimentichiamo di questa parolina. Dire grazie al Signore, dire grazie a chi ci è stato vicino, dire grazie a chi si è adoperato per il bene della comunità e dire grazie al Signore perché abbiamo bisogno degli altri. L'isolamento è stata una costrizione, ma l'isolamento non deve farci diventare più egoisti di prima. Deve farci aiutare e deve farci riflettere su alcuni aspetti della nostra vita di comunità. E allora, se stiamo insieme questa sera davanti al Signore con San Marciano, è proprio perché abbiamo bisogno di dire grazie a Lui per la sua presenza in mezzo a noi e per l'identità che come comunità cristiana e civile siamo davanti a Lui e davanti al Signore. Dio ricco di misericordia, che ha fatto grandi cose per il suo popolo, particolarmente nella vita del nostro santo patrono San Marciano, sia sempre con tutti voi. Carissimi, San Marciano, con il suo esempio di pastore e vescovo di questa nostra comunità, ci invita a seguire Cristo povero ed umile e a saperlo riconoscere nei fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito, in questo contesto particolare legato alla pandemia. Ci chiede di non restare indifferenti alla sofferenza dell'uomo, ma di dedicare la nostra vita al servizio del prossimo, per essere un giorno benedetti nel Regno dei Cieli.
Con spirito di fede e di preghiera ringraziamo il Signore per averci donato San Marciano come modello di santità e celeste patrono di questa nostra comunità. Chiediamogli per sua intercessione di testimoniare sempre la nostra fede. San Marciano benedica tutti noi, le nostre famiglie e ogni nostra attività. O San Marciano, in questo momento così particolare per la Chiesa e per l'umanità intera, dove, insieme a tante luci, in momenti dello spirito imperversano paure e incertezze a causa della pandemia, noi ti preghiamo. Argentina umilmente ti invoca e a te si affida affinché un raggio di luce dello Spirito di Dio penetri nel nostro cuore e nella nostra vita e ridarle speranza per allontanare le nubi ed ogni ostacolo in questo tempo difficile. La nostra comunità cristiana con la tua intercessione si apra con tutte le sue forze ad una nuova ripresa sociale ed economica. Si risvegli la fede così provata a causa del virus e una generosa carità nei confronti dei bisognosi. Inoltre un gioioso e ardente entusiasmo nell'annunciare nuovamente il Vangelo della sua bellezza ed originalità. Alla tua protezione affidiamo tutte le realtà lavorative del nostro territorio. Tu che sei stato un annunciatore coraggioso nel portare il Vangelo in questa terra irpina, sostieni lo sforzo di quanti, dopo questa pandemia, vogliono ridare speranza e fiducia, con generosità e coraggio, ad un futuro migliore per il bene della nostra collettività. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti benediciamo e ti rendiamo grazie, Dio di provvidenza infinita, per i grandi segni del tuo amore profusi nel corso dei secoli sulle generazioni umane che hanno edificato questa nostra casa comune. Tu hai posto in Cristo, tuo Figlio, la pietra angolare che unisce tutti gli uomini e la pietra fondamentale da cui ogni struttura trae stabilità e consistenza. Nel corso del tempo ci hai donato in San Marciano il Padre e il Pastore che ha guidato i primi passi del nostro cammino di fede. Per sua intercessione, tu conosci le vicende e gli eterliti del nostro passato,
le gioie e le angosce del momento presente, i progetti e le speranze per l'avvenire. Non ci venga mai a mancare il tuo aiuto e la tua protezione nelle case, nelle famiglie, nella scuola, nelle officine, nei luoghi di ospitalità e di assistenza, in ogni ambiente di vita e di lavoro. Circonda del tuo amore i cittadini qui residenti o emigrati in altre regioni. Fa che non si estingua nelle nuove generazioni la fede trasmessa dai padri. Resti vivo e coerente il senso dell'onestà e della generosità, la concordia operosa, l'attenzione ai piccoli, agli anziani e ai sofferenti, l'apertura verso l'umanità che in ogni parte del mondo soffre, lotta e spera per un avvenire di giustizia e di pace. La Vergine Maria, regina di tutti i santi, insieme a San Marciano, nostro vescovo e patrono, risplende il tuo volto, Padre, sulla comunità di fede e sulla società civile. La tua benedizione ci accompagni nel cammino del tempo verso la patria futura. Per Cristo tuo Figlio, che con te e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Marciano, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera. Sulla scia dei padri, noi frigentini, veneriamo in te il pastore vigile e il padre provvidente. Aiuta oggi quanti vivono in questo contesto particolare causato dalla pandemia nella miseria materiale e spirituale. Benedici le nostre famiglie, il sorriso di chi si affaccia alla vita, le attese e le speranze dei giovani, la pazienza dei nostri anziani. Allevia e solleva il dolore e la sofferenza dei malati colpiti dal virus e di chi vive il dramma della solitudine a causa dell'isolamento imposto per la quarantena.
accompagna e sostieni il nostro cammino di fede per essere cristiani e fedeli al nostro battesimo e testimoni autentici del Vangelo. Insieme a Maria Santissima ti chiediamo di accoglierci un giorno in paradiso. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Marciano. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente, per intercessione di San Marciano, allontani da voi ogni male e vi conceda i doni della sua benedizione. Amen. Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate camminare nella via dei suoi precetti. Amen. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché diventiate coeredi della città eterna. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Sedute un attimo. Grazie Don Pietro, prendo volentieri la parola. La prendo tanto perché ieri sera Don Pietro mi ha detto che dovevo essere presente pur avendo un impegno e io ho lasciato quello che stavo facendo per essere qua e sono felice, emozionato di essere qua. Veramente non potevo mancare, innanzitutto per ringraziare Don Pietro per quello che fa per la nostra comunità, per la sua omelia, in modo particolare per quella di stasera, veramente molto sentita. Devo ringraziare Padre Bernardino, nuovo rettore del nostro convento dei Frati del Buon Consiglio, che ha un arduo lavoro e gli auguriamo veramente di farlo al meglio, a vantaggio della nostra comunità. E chiaramente devo ringraziare da parte mia, da parte della comunità che ho il grande privilegio di rappresentare, devo ringraziare il nostro santo patrono San Marciano. Lo devo ringraziare perché abbiamo attraversato delle settimane, vi dico, veramente difficili. Lo sappiamo bene tutti, io le ho vissute con grande, diciamo, passione, con grande, vi dico la verità, con grande impegno ed apprensione. Ero preoccupato per la nostra comunità perché il momento era veramente serio. Don Pietro ieri sera ha fatto riferimento al 21 marzo. Era il 27 marzo, quando due figure importantissime del nostro paese, il Santo Padre in Piazza San Marco da solo, Piazza San Pietro da solo, ha celebrato la messa in modo veramente molto, molto coinvolgente, una Piazza San Pietro desolatamente vuota. E poi dopo pochi minuti, dopo qualche ora, c'è stato l'intervento del nostro Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, Mattarella, e entrambi queste due grandi personalità ci hanno fatto riflettere sul momento che stavamo vivendo, sulla necessità della preghiera, ma sulla necessità anche della responsabilità che ognuno di noi individualmente aveva in quel momento. E in quell'occasione ho anche scritto una piccola nota alla comunità, facendoli riflettere su quello che stava accadendo, e vi devo ringraziare per il vostro comportamento esemplare, veramente esemplare. In questo momento siamo riusciti a tutelare la nostra comunità. In quei giorni nei nostri occhi ci sono ancora i camion militari che trasportavano le bare. Io sono morte più di 35.000 persone, veramente una grande guerra. E io dico i migliori. Sono morte quelle generazioni che avevano preso in mano l'Italia dopo 20 anni di fascismo, dopo la seconda guerra mondiale, e hanno ricostruito un paese che era un paese povero fino a farlo diventare tra i più ricchi del mondo. E se ne sono andati in silenzio, senza neanche la possibilità
dello sguardo di una persona, di un viso conosciuto. E veramente quelle immagini, io in quell'occasione, forse qualcuno di voi lo sa, e il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, perché Bergamo è stata la provincia più martoriata da questo terribile virus, Giorgio Gori è cittadino onorario di Frigento. E lui è stato qui nel 1980, da giovane volontario, da studente, è venuto qui, è venuto a dare una mano quando noi avevamo bisogno, è venuto in una provincia, in un territorio che allora forse era conosciuto solo per l'Avellino Calcio, per la squadra di calcio, e è venuto a manifestare la sua vicinanza a questo territorio. Nel 2011 noi gli abbiamo concesso la cittadinanza onoraria di Frigento e lui è stato ospite qui a Frigento, quindi mi sono sentito anche in dovere di scrivere a nome della comunità frigentina una nota, con la quale, una lettera con la quale gli abbiamo dimostrato come cittadini di Frigento la nostra vicinanza. Purtroppo non abbiamo potuto fare più di tanto perché stavamo vivendo lo stesso dramma che lui in modo più amplificato stava vivendo nella sua città. E proprio questo, insomma, è stata la molla che mi ha spinto a impegnarmi molto in quei giorni. Forse delle volte sono stato anche scortese con qualcuno, perché mi sono avvicinato anche magari con parole che poi non mi sono neanche solite, dicendo di stare dentro, dicendo di rispettare le regole. Noi, Don Pietro ha detto prima che siamo stati costretti, io non l'ho letta in questo modo. Noi siamo stati, abbiamo sospeso la nostra vita, ma secondo me senza costrizioni, era una cosa che andava fatta per grande senso di responsabilità, perché dovevamo tutelare noi, dovevamo tutelare le nostre famiglie, dovevamo tutelare la nostra comunità. Quindi io personalmente la sospensione della vita e delle attività l'ho accettata, l'ho condivisa, l'ho fatta mia. E come ho detto in un'altra occasione, probabilmente in quei giorni abbiamo potuto anche riflettere sulla nostra vita, sulla cronologia delle nostre giornate. E mi auguro che quelle riflessioni le terremo sempre con noi. Stiamo ripartendo, dobbiamo ripartire, però il mio invito è a farlo sempre con grande prudenza. Lo dobbiamo fare per prudenza, lo dobbiamo ai nostri cari, lo dobbiamo alle persone anziane in modo particolare, perché sono le persone più vulnerabili. Quindi il mio invito è questo. Intanto il ringraziamento a San Marciano per averci protetto in questo periodo terribile, il mio ringraziamento alla comunità frigentina per come vi siete comportati, e viva San Marciano e viva Frigento. Ringraziamo ancora una volta il sindaco e con lui l'amministrazione. Antonia, aiutaralle non ne vuoi tu? Aspetta, ecco, dammi l'acqua santa, visto che oggi è pure San Vito, Santo Vito, siete tutti devoti, siamo tutti devoti. Pigliare il foglietto di plastica. Abbiamo mischiato un po' le cose stasera. Santo Vito, siamo tutti devoti, quindi il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, che al tuo martire San Vito hai dato la forza di sostenere fino all'ultimo la pacifica battaglia della fede, concede anche a noi, per la sua potente intercessione, di affrontare ogni avversità e di camminare con entusiasmo incontro a te, che sei la vera vita, per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. San Vito, mettetelo qua a centro con lo scappello, grazie. Chi si viene? Gerardina e Rosinella, venite qua. Prendete qua i taralli, ringraziamo allora, nel ringraziare il sindaco, ringraziamo tutti come lui ha detto, e buona continuazione di festa nonostante la pandemia. Andiamo sempre avanti. Grazie e buona serata a tutti.
Thank you.